Buon anno e benvenuti al confine svizzero. Oggi ci troviamo nella valle Onsernone. Questa alle mie spalle è la caserma Onsernone, quindi in questo momento siamo in Italia, ma noi siamo arrivati dalla Svizzera. Difatti ci troviamo in una zona che è, diciamo, proprio al confine e geograficamente potremmo considerarla svizzera. Difatti in questa valle, la zona dei bagni di Craveggia, ci si arriva dall'Italia esclusivamente a piedi, mentre se ci si vuole arrivare con l'auto bisogna arrivare da Locarno, quindi per forza di cose passare dal lato svizzero. Oggi andremo a fare una gita esplorativa in questa zona. Della caserma, dei bagni di Craveggia ne ho già ampiamente parlato in un video di cui vi lascio il link, magari ve lo metto qui sopra, quindi se volete informazioni riguardo a questo itinerario dall'Italia le trovate qui. Oggi invece andiamo proprio ad esplorare questa valle dove non sono mai stato, proprio perché è una valle difficilmente raggiungibile dall'Italia, quindi bisogna fare un lungo tragitto in macchina oppure arrivare dall'Italia ma a piedi, facendo distanze abbastanza considerevoli. Quindi oggi gita esplorativa, è una zona di tanti bivacchi dei quali non ne conosco praticamente nessuno. Oltretutto si trovano anche poche informazioni. Sicuramente questa gita esplorativa servirà anche proprio per futuri itinerari, future traversate che verranno effettuate per l'appunto dal versante italiano. Oggi a farmi compagnia in questa escursione c'è Jessica. Ciao. Qui da un po' che non veniva, quindi Jessica, oggi ho spiegato gita esplorativa. Non c'è Oliviero, Oliviero ogni inverno adesso viene poco. A casa al caldo. Oliviero è in pensione ormai, diciamo la verità. Ormai per Oliviero è giunta la pensione, quindi non disturbiamolo troppo, solo per passeggiate facili e estive. Jessica, facciamo un breve giro nella caserma così ti faccio vedere un po' com'è. Va bene. Andiamo Jessica, comunque la caserma l'ho già fatta vedere nel video dei bagni di Craveggia. È un luogo un po' così, un po' tetro. Un luogo storico comunque, pensate una volta quanta importanza si dava al controllo del confine quando c'erano i contrabbandieri, i cosiddetti spalloni, che per l'appunto erano queste figure ormai leggendarie, una volta erano considerati dei banditi, oggi insomma, se andiamo ad analizzare un pochino la storia, era gente che comunque faceva queste attività illegali anche per mantenere la famiglia il più delle volte. Ed eccoci tornati alle vasche dei bagni di Craveggia, che adesso sono vuote, però qui dentro c'è la vasca principale. Dove l'acqua sgorga a una temperatura di circa 28 gradi, quindi è tiepida, non è proprio calda. Io comunque ci avevo fatto il bagno in inverno, ma insomma non è proprio il massimo della vita. Oggi abbiamo anche la possibilità di testare un nuovo drone che è veramente pazzesco secondo me. Il drone è qui dentro, si chiama Overair X1. È un drone che inizialmente io sinceramente sottovalutavo, ma devo dire che adesso che ce l'ho tra le mani e ho avuto la possibilità di provarlo, devo dire che effettivamente non è un drone qualsiasi. Beh, tanto per iniziare, questo è un selfie drone, quindi non è un drone che facciamo volare e basta. Questo riprende noi, si utilizza principalmente per questo. I vantaggi e le innovazioni di questo drone sono che pesa poco più di 100 grammi, 125 grammi, è minuscolo, quindi sta nella tasca, ha una microscopica videocamera che registra 2,7K con gimbal e stabilizzatore di immagine digitale, ed abbiamo anche un'applicazione con un software che effettivamente è molto molto valida. Il vantaggio di questo drone è che, oltre alla maneggevolezza e alla leggerezza, ha il vantaggio proprio che non dovete fare niente, non ha bisogno di un radiocomando, quindi lo comandiamo semplicemente
in modo manuale, quindi noi basta che schiacciamo il pulsante dell'accensione e possiamo impostare tutte le varie modalità semplicemente schiacciando questi due pulsanti. Vedete, adesso ha dato un feedback audio e noi tramite questi pulsanti, per l'appunto come vi dicevo, possiamo impostare la modalità di ripresa. In questo momento ho impostato la modalità zoom out, che è quella che fa allontanare il drone e nel frattempo continua a riprenderci. Il drone si può utilizzare anche con lo smartphone, quindi possiamo comandare le modalità oppure utilizzarlo anche in modo manuale, quindi c'è anche la possibilità di un utilizzo manuale. Le distanze si comandano sempre tramite questi due pulsanti se non vogliamo utilizzare lo smartphone, quindi come vi dicevo è super immediato, quindi in condizioni di freddo, in condizioni in cui abbiamo poco tempo a disposizione, questo drone ci permette di fare delle riprese molto suggestive in pochissimi secondi. 9 meters, zoom out. 1.5 meters, zoom out. Vedete, se noi teniamo schiacciato questo pulsante abbiamo la possibilità di regolare le distanze di volo del drone. Ok, l'ho impostato alla maggiore distanza, 9 metri. Semplicemente schiacciamo questo pulsante, il drone ci inquadra e fa il suo lavoro. Adesso se ne va, si allontana, fa tutto in modo rigorosamente automatico. Per poi tornare qui da noi, per farlo atterrare mettiamo sotto il palmo della mano ed è fatta. Il drone ha fatto le sue riprese, lo spegniamo, lo riponiamo nella nostra tasca. Per la maggior parte delle persone fa quello che poi in realtà serve, cioè farsi delle riprese diciamo simpatiche da condividere sui social o anche da utilizzare per dei montaggi video più professionali, perché come vi dicevo la qualità d'immagine è molto elevata, senza correre rischi di alcun tipo, senza distruggerlo, perché comunque questo drone ha questa gabbia protettiva per le eliche, quindi anche se va contro degli alberi non succede praticamente nulla. Il drone gestisce tutti gli spostamenti tramite dei sensori, non utilizza il GPS, quindi noi lo tiriamo fuori ed è pronto all'uso immediato. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione e continuiamo il nostro giro. Guardate qui alle mie spalle questa frana, che sembra anche abbastanza recente, sembra molto molto instabile. Difatti appena siamo passati si sono staccati alcuni piccoli massi che sono rotolati giù, quindi bisogna fare molta attenzione, mi raccomando. Qua soprattutto evitiamo di passare in condizioni di maltempo. Siamo appena arrivati all'Alpe Fondo Monfraccio e da queste parti teoricamente dovrebbe esserci già un primo bivacco. Ci sono delle baite, adesso diamo un'occhiata e vediamo cosa c'è. Beh, questa è una baita, è una stalla. Penso che sia anche utilizzata a giudicare dal letame. Tanto guardate anche che bella vista che c'è qui. Meraviglioso. Molto bello questo alpeggio.
Kai Vigezzo, quindi forse è questo. Vediamo se è aperto. Sembra molto molto rudimentale. Qua c'è un lucchetto, non è aperto. Sì, forse è questo. Spartanissimo. C'è un rudimentale caminetto. Forse ho sentito anche il verso dei ghiri, ma anche se dovrebbero essere letargo. E qua sopra c'è un soppalco. Jessica, non ti piace? No, è bellissimo, non ho detto niente. Quindi andrebbe bene anche questo, no? Proseguirei a vedere il secondo, ma mi sa che sono tutti così. Però guarda, c'è il tappetino per fare yoga, per accendere il caminetto, sì. Una vecchia altalena adibita adesso a candelume varie. Sembra un posto abbastanza mistico. Frequentato, mistico, eh? Mistico. Donna di poca fede, guarda qui. Ma non è vero. Guarda qui. Guarda, ecco là. Vabbè, qua è, dai, è lusso. Vai avanti. C'è anche l'altalena di pietra qua. Bello. Wild. C'è un altro ancora qui, eh? Vabbè, questi sembrano i bancali dove si facevano stagionare i formaggi.
Alpe Ovia, una baita ormai in brutte condizioni, anche se è crollato forse solo il sobbarco, non il tetto. Sempre qui all'Alpe Ovia c'è un altro bivacco che sembra un bivacco forse usato dai cacciatori o comunque dagli escursionisti in generale, sempre spartanissimo. Questo va bene? Benissimo, e ha anche lo spazio aperto. Esatto, è open space. Open space. Vabbè, vediamo l'altro, se sarà tanto meglio di questo. Tu sei ottimista? Certo, c'era anche il cartello che indicava il bivacco. Okay. È un guado semplice, ma in realtà è anche complicato, perché qua c'era un ponte, come potete vedere qua ci sono i pezzi del ponte che è crollato e le rocce sono molto molto scivolose, è tutto ghiacciato, quindi adesso vediamo, magari indossiamo i ramponi. Eccolo lì il nostro bivacchino. Beh, la posizione è molto bella, davvero molto selvaggia la zona. Abbiamo anche lì una fontanella. Ma è super carino. Bello. Sì, sì. Bisogna fare un po' di pulizia. Ma decisamente molto accogliente con la stufa economica. Molto bella. Questo è un bivacco sicuramente molto spartano, ma a me piace molto perché è caratteristico. Guardate la parete. La parete è praticamente ricavata da un enorme masso che c'è qua fuori, che è, presumo sia o un masso erratico o un masso venuto giù dalla montagna. E quindi tutta la struttura del bivacco è stata costruita seguendo, diciamo, questo masso che fa da parete. Tra l'altro è anche abbastanza dritta la parete, quindi è anche un bel masso proprio a cui appoggiarsi. C'è una piccola stufa economica, un po' di legna che adesso andremo a ricaricare perché andrò a fare un po' di legna. Qua il soppalco dove dormiremo. Non c'è un isolamento, tantissimi spifferi, e quindi questi sono quei bivacchi in cui il comfort lo si ha stando davanti alla stufa, che fortunatamente funziona bene, scalda anche molto bene. Adesso aggiungiamo un po' d'acqua qui, magari riusciamo a creare un pochino di effetto serra. Io nel frattempo adesso ne approfitto per fare un po' di legna, visto che c'è ancora un po' di luce. Un po' di fumo, Magari se si scalda bene la canna fumaria, penso che... Ma esce anche dalla canna fumaria il fumo. Guarda, questo lì. Ah, sì. Anche da sopra. Sopra e sotto. Posto, Jessica?
Hanno messo un pentolino probabilmente perché quando piove. Capito? Era una copertura, quindi poi ci dobbiamo ricordare di metterla. Come i cavalli sono. Ma adesso sì che rende, vedi? Dai, un butto di calore. Va bene. Direi di riempire anche questa qua. Ci abbiamo una fontanella, così ci fa un po' di vapore. Faccio la sauna. L'effetto serra. Sì, cioè, speriamo, perché di serra qua c'è solo il cielo quando sul soffitto. Sul tetto. Farà freschine. Thank you.
Quindi non abbiamo sicuramente problemi di legna, c'è legna ovunque, piante morte, vecchi travi di baite crollate, e quindi ci possiamo permettere anche il lusso di accendere il doppio focolare, quindi stufa e fuoco esterno, che sicuramente creerà una bella atmosfera. La giornata è bella, quindi è anche bello stare fuori in questa zona particolarmente selvaggia. E quindi niente, adesso taglio un po' di legna, tronchetti più piccolini, per fare un po' di scorta all'interno, e poi qua fuori ci si arrangia tranquillamente con roba anche grossa, perché l'intenzione è quella di accendere un bel fuoco. Ti taglio raffinato. Sono stata bravissima. E con questo coltello, questo, quindi non c'è una cosa che si può fare. Fuori un macinato, insomma, cipolloso. Molto cipolloso sicuramente. Manca l'aglio. C'è una bella testa d'aglio dentro, vai! Il bim brulè. Oh, fa freddo, c'era freddo anche il vino, bisogna arrangiarsi. Conviene metterle sempre su delle pentole sulla stufa con l'acqua. Sì, a meno che l'ambiente non è particolarmente umido. Cioè, se è umido l'ambiente... aggiunge altra umidità. Non lo so, io tendenzialmente... Okay. Io tengo sempre una pentolina che fa un po' di vapore, perché secondo me comunque ti crea un maggiore effetto di calore. Ok. Alla fine il vapore acqueo fa effetto serra. Teoricamente trattiene sia il caldo che il freddo, ovviamente quando fa freddo percepisci di più il freddo con l'umidità, no? Modo di tavernello. La cottura procede abbastanza bene, pure allegra, quanto mancherà? Facciamo mezz'ora. Dai. Zona notte. Classe energetica A++. Proprio una buona notte. Vado. Intanto te la metto? O fai tu o te la metto? Vai, mi fido. Sono un po' di brisole nel suo piatto, spero che non, la cosa non lo disturbi. È mio? Sì. Dov'è il maggiordomo per pulirlo? È in ritardo, ho avuto un imprevisto.
però arriva poi. Ha sbagliato il sentiero. Sì. Sa che l'ha fermato in dogana.
Buongiorno, oggi risveglio molto fresco, il cielo è grigio e una giornata di quelle un per po'... Per passare a casa sul divano davanti alla stufa, esatto, con la copertina, sì, esatto. Al cane, ah che bello il caldo! Esatto, niente nevicate previste, quindi sono un grigio inutile, diciamo. Poi tu ti lamenti che alla fine hai dormito anche al caldo mentre io ho dormito al freddo, perché io avevo portato il sacco a pelo giusto da 0 gradi. Jessica ha deciso di portare un sacco a pelo comfort 5 gradi, che in questo bivacco comunque in inverno non va assolutamente bene. E indovinate un po' chi ha dovuto usare il sacco a pelo 5 gradi? Io. E quindi ho patito un po' il freddo, mentre Jessica probabilmente sudava dentro un sacco a pelo. No, adesso sudare no. Siamo pronti per rimetterci in cammino, non faremo nulla di che, è già abbastanza tardi, le giornate sono molto corte, quindi continuiamo il nostro giretto esplorativo facendo un giro d'anello. Quindi noi adesso siamo al Croso Fuori, torniamo un pezzettino indietro all'Alpe Ovia e da qua Alpe Pezza Crociata, Pianezza di Bocogno e torniamo a Cortaccio, che è il rifugio che io credevo fosse un bivacco, e da lì poi proseguiamo ai bagni. Quindi oggi è un po' di dislivello perché si sale e poi si scende, quindi facciamo un po' di gamba, giretto molto tranquillo e niente. In realtà si può proseguire su itinerari molto molto belli, però siamo sempre in inverno, si comincia a salire di quota, non conosco bene questa zona, non so esattamente cosa trovare, quindi va bene così per stavolta. Sicuramente è una zona in cui tornerò senza dubbio. Calda. Ah sì sì. Sai come, come ti sblocca la circolazione? Bella baita, decisamente isolata, in un luogo parecchio remoto, però tenuta molto bene, bella. Alpe Pezza Crociata,
c'è una grossa stalla e un'altra baita, e da qui in poi diciamo che ci avviamo a tornare a casa. Adesso avremo un tratto un pochino particolare a vedere dalla mappa, un po' in costa, vedremo. Speriamo che non ci sia ghiaccio e neve. Diamo un'occhiata qua dentro. C'è semplicemente una stalla. Sì, una stalla sembra anche operativa e anche tenuta molto bene. Bellissimo il tetto di questa baita, si vede che è proprio fatto a regola d'arte. Guardate questi tiranti, sono quelli che qualcuno mi aveva suggerito di mettere nella mia seconda baita, proprio per sostituire questo che tiene assieme il tetto. Quindi una possibile soluzione è proprio l'applicazione di questi tiranti, che andrebbero a togliere di mezzo quella trave, però in ogni caso ci si avrebbe sempre un cavo in acciaio, quindi sempre qualcosa che creerebbe un po' di disturbo. Qua non so esattamente perché abbiano anche applicato questi tiranti, considerando che la baita mi sembra già molto solida di suo. Passaggio interessante da affrontare soprattutto in inverno. Comunque è terminato. Qui dall'Alpe Pianezza di Vocogno, 1627 metri, vi salutiamo. Qui alle mie spalle c'è anche una baita che sembra una sorta di bivacco proprio di emergenza. C'è dentro un po' di materiale, una stufa però senza canna fumaria collegata, quindi è proprio un bivacco per situazioni di emergenza. Se siete arrivati fino a qua senza annoiarvi, direi che è il caso di iscrivervi al canale, e se vi va lasciate anche un commento. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca e da Jessica, vediamo. Arrivo anch'io! Ciao! Magari ci vedi alla prossima volta. Chissà. Chi può dirlo.